Pochi giorni a Natale vi facciamo vivere l'atmosfera di Napoli con Anna Testa. Solo a Napoli attraversi in pochi metri altre città diversissime tra loro, ciascuna con la propria umanità, con i suoi linguaggi, con le sue vite difficili. Ma il Natale a compiere un piccolo miracolo, unendo tutti nella stessa attesa. La città, sempre più doppia ed in perenne conflitto, ritrova le radici di un'identità condivisa. Una magia che si rinnova ogni anno. E io penso quest'anno proprio niente, zero, a dieta. Oramai si hanno preso tutti i soldi. Qua lavoriamo per 10 euro, 20 euro al giorno. Poco, poco, c'è crisi. La gente non compra. Ma anche il lavoro. Non è solo. La tradizione cerchiamo sempre di rispettarla, però con quello che si può. La crisi fortunatamente noi non l'abbiamo subita. Cosa comprerà? Regali? Meno dell'anno scorso? No, uguale. Uguale? Anche di più. Però magari è soltanto una mia, diciamo, possibilità di stare meglio con gli altri. Credo che non sarà uguale per gli altri. A casa nostra siamo tantissimi e facciamo i sorteggi. E facciamo abbinamenti tra due persone. Quindi ognuno farà un solo regalo e ognuno riceverà un solo regalo. Dove andrete? Dove andiamo, Fabio? Mi stanno intervistando. A Cab, forse. Un ucraino da... A Mines e a signorino da Mario. E allora? La Slovacca, la Slovaric. Allora, la minestra, come si prepara? Si prepara. Ubiezze carnai. Badali. Ma ci metti carnai, ubiezze carnai. Non è giusto, non è giusto. Com'è il Natale a Scampia? Non ho visto luminarie. Un po' povere. Cosa guardate? In generale, guardiamo l'arte dei maestri. Cosa dovete comprare? Ma nulla in particolare, diamo uno sguardo. Le vendite poche? Dire non si è lavorato sarebbe dire una bugia, però poteva andare bene. L'esame classico è quello là che si dovrebbe continuare a fare, ma se noi facciamo i giocatori, uno fa il giocatore, fra 10-15 anni sa che ancora a me sarà in base da giocatore, attore, e il presepe doveva finire, via. Secondo che voi... Non anche debito per mangiare il capo a Natale. Addirittura? Natale è Natale. Mia mamma così dice che Natale è Natale. Si deve mangiare? Si deve mangiare. Sarebbe bello se queste due città vivessero questa magia tutto l'anno. Se tutto fosse facile, come in questa attesa che ci unisce. Auguri Napoli, che il prossimo sia un anno migliore.